start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tashendence, un gioco presente su Steam dal 2015, ma che in realtà ha almeno 20 anni di sviluppo alle spalle. Ho in realtà scoperto un video online che ne parlava. Io avevo questo gioco da quando è uscito, ma non l'avevo mai portato. E allora ho deciso ci faccio un video, lo proviamo insieme. Ed è un gioco che per alcuni ricorda anche una sorta di Elite Dangerous in 2D. La particolarità è che siamo vincolati a una nave, una sola, non la possiamo cambiare. Quindi non c'è, diciamo, furti di navi, così. Però è un open world nello spazio dove si può andare a commerciare, andare a prendere tagli, insomma non innova nulla nel genere, ma è uno di quei progetti molto lunghi, dalla progettazione molto lunga, un po' come anche uno Star Sector. Il gioco costa 12,49€ su Steam, non tantissimo, ma sappiate che non è in italiano, ma sappiate che il gioco è gratuito. Se andate sulla pagina Steam c'è un link dove potete scaricarvi il gioco. Acquistandolo invece per Steam avete delle linee aggiuntive di trama, quindi delle storie alternative, oltre che potete finanziare, diciamo, lo sviluppatore. In questo caso vedete che abbiamo, come vi dicevo, i vari inizi. E gli inizi sono due, dove poi ci sono anche le fazioni, volendo. Qua abbiamo la nostra nave, la Sapphire Class Yacht, la Class Freighter, quindi la fregata, con i relativi motori. Non mi piace tanto quello, sembra un satellite. La Manticora Heavy Gunship, Wolfen Sea Class Gunship. È un gioco estremamente cattivo, soprattutto all'inizio, perché morite subito. Allora, intanto qua abbiamo maschio e femmina, abbiamo il nome, abbiamo la difficoltà, abbiamo anche la permadeath, la story mode, la standard. La story mode è molto guidata, molto semplice, noi giochiamo la normale. Vediamo, le navi sono finite qui, la class freighter, dai, facciamo questa giusto per quando il sogno viene, tu sai che domina ti ha scelto. Tu sacrificheresti tutto per l'opportunità che lei ti offre per raggiungerla al cuore della galassia, il tempio eterno degli dei. Lasciando la tua vita dietro, cominci un lungo viaggio. Non hai idea di quali ostacoli si nascondano nel tuo cammino. Non deluderai, Domina. Tu raggiungerai il cuore della galassia. Vabbè, adesso non ci soffermeremo molto sulla storia. Di Doc. Allora, vedete qua, io clicco e sparo, col destro mi muovo. Ho sbagliato. Perché non ci si muove con Vazd, qua si manda il tempo veloce. Con D, U, Use Item, abbiamo nell'inventario questo. Installato questo. Intanto possiamo andare anche a vedere qua il game stat con la difficoltà. Il gioco, vedete, è registrato, quindi è la versione a pagamento, quella che viene venduta. Col tasto destro, vedete, diamo la botta. E intanto nel mondo cose avvengono. Qua abbiamo la stazione dove ci troviamo in questo momento, in questo sistema. Intanto ci stiamo muovendo, passando sopra. Vediamo se possiamo passare sopra anche la stazione. Sì, che è molto comoda come cosa. Vediamo. Infatti, vedete che possiamo fare il dock con la D e andiamo a vedere quello che c'è all'interno di questa stazione. Operational level, il centro operazioni, c'è casino, ci sono display che mostrano informazioni in tempo reale, il direttore delle operazioni sta alla sua stazione, va bene, information, our mission, enemy intelligence, ci sono un sacco di cose. È una sorta di wiki questa, our ships, sì, è tutto qua, history, con la storia. Ah, ok, questa è tutta l'informazione dell'operation level. Lo stock market, con la possibilità di acquistare delle quote
Mining Mineral. Praticamente sono delle azioni queste che si possono acquistare. Buy shares. Sì, bellino. Commodities Exchange. Ok, qua possiamo comprare e vendere materiali. Abbiamo il fuel rod di elio. E questo è quello che avevamo nella stiva. Ok. Dock Services, abbiamo un refuel, molto bello perché è uno dei pochi dove comunque c'è anche il rifornimento di cose, di armi, di armi e di carburante. Armor and Shield, possiamo fare un upgrade alla nostra astronave o possiamo riparare l'armatura. Undock, Operation Level, se io faccio Request Mission, ok. Un assistente junior, grazie per essere venuto, stiamo cercando dei freelance per aiutarci per varie situazioni in ambito di sicurezza. Un sovrano autoproclamato sta domandando protezione dalle stazioni della corporazione nel sistema. Vogliamo farlo desistere, ma se tu sai cosa voglio dire, paghiamo 500 crediti, cosa ne pensi? Accetto. Ok, intanto diamo un'occhiata anche a cosa c'è qui. Unknown Hostile. Ok, qua abbiamo, vedete, il lo stile. Enemy ship detected. Vediamo se possiamo fare un... Ho salvato, ok. Torniamo dentro perché non voglio morire subito. È un gioco ovviamente da prendere con le pinze, nel senso che in questo video non vedrete minimamente dei grandi approfondimenti, nel senso che è un gioco che va approfondito tanto. Status, cargo, hold, ship configuration, army, ok, questo squadron, possiamo avere la squadra, le missioni che abbiamo accettato, il cargo hold, quello che abbiamo all'interno, il refuel reactor, quindi ok. Sotto abbiamo, vedete, le armature, i deflettori, cose varie, abbiamo qua in alto il power usage, quindi quanto stiamo forzando il processore della nave, come capita in altri giochi. E se andate a vedere anche le recensioni, c'è un sacco, ci sono un sacco di giochi dove un sacco di giocatori che ci hanno passato decine e decine di ore, quindi è un gioco che sicuramente richiede parecchio tempo. Non si è neanche messi così male, eh? Possiamo finirli pian piano questi nemici. Lì ce n'è uno da solo, vedo qua sulla mappa. Dock, ok, sei dockato con un Hornet Class Battle Pod. Ah, qualcuno si è iniettato fuori. Jettison, no, posso buttare fuori? No, undock, distruggilo. C'è qualcuno che si è buttato fuori, ma non possiamo farci nulla, quindi non posso neanche distruggerlo, quindi penso sia... non abbia più nessuno a bordo. Fortunatamente le navi vanno giù abbastanza in fretta, le nemiche perlomeno. Sì, infatti vediamo se qua posso fare qualcosa, posso lootarlo. Bene, centaur coilless, loot item e barili di riso, loota tutto, perfetto. Abbiamo lootato qualcosa, ci sono tornati sugli scudi, ma non siamo messi proprio benissimo, quindi vediamo di tornare alla stazione. Abbiamo trovato delle navi nemiche. Oh, watch your targets. Ah, ok. Station. Ok, qua abbiamo un'altra. Come raggiungo il Galactic Core? Il portale spaziale ti porterà. Chi è Domina? L'intelligenza divina che ti ha portato qui. Ok, va bene. No, non ho bisogno di pratica. Ok, praticamente... vabbè, niente, c'erano... Ok, qua inizia la storia, vedete? Vedete che poi veniamo guidati man mano con la storia. Quello è un pod. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma può essere un gioco utile, interessante per chi magari ha già spolpato Star Sector. Oh,
ve lo dico. Se questo gioco vi convince, vi piace, ma vorreste qualcosina in più, secondo me Star Sector ha anche quel carisma in più che forse manca a questo gioco, ma ricordatevi che questo gioco ha una libertà sconfinata e soprattutto ha 20 anni di aggiornamenti. Possiamo andare a Commodities Exchange e vendiamo quello che io ho venduto qui. Quindi possiamo vendere questo. E questo non lo possiamo vendere, non è interessato. Ok, stock market. No, vorrei capire... È perché poi le quotazioni delle varie aziende così cambia. E quindi lo potete rivendere facendoci un profitto. Dovrebbe essere possibile anche scavare, ma non credo con questo... Con questo laser. Voglio vedere cos'altro c'è qua in zona. Ma no, voglio andare su là a vedere. Ah no, unknown hostile, no. Andiamo a vedere questo sistema qui. Che tra l'altro dovremmo avere anche... Vedete, con F1 esce l'elenco dei tasti, quindi il target, il launcher dei missili, che non abbiamo. Cioè di possibilità ce ne sono un'infinità, possiamo accelerare il tempo. Enter Stargate, G, no Stargate, questo forse. Dock Station and Wreck. Oh, Alien Stargate, questa struttura gigante usata dalle razze antiche per muoversi nella galassia. Sono il migliore modo per viaggiare più veloce della luce. Ma se io volessi passare... Ah, G, ok. Vediamo. Ok, sono entrato, non so dove vado. E siamo in un altro sistema. Sarebbe bello capire dove siamo. Però qua... Diamo un'occhiata... Ah, ecco, ok. Premendo N esce... Ok. Eravamo a Tau Ceti, questa è la galassia. Non sono neanche tantissimi sistemi della verità. Però qua stiamo andando ad esplorare nuovi strani mondi. Lì c'è qualcuno di nemico. Qui c'è una stazione. Qui non posso però attaccare, credo. Abbiamo un altro portale qua, Genesis Stargate, quindi finiamo qua, in caso. Qua ci sono dei nemici. Nice shooting, ci sta facendo i complimenti. Grazie. Possiamo lootarlo? No? No, però vorrei parlare a sto tizio che mi ha fatto i complimenti, perché... Urak Outpost. Possiamo parlarci, sì? No? Salve. No, sta andando via, non ci saluta. Niente, continuiamo il nostro vagare, ovviamente, ho detto, bisogna un attimino seguire bene la storia, cosa che potrebbe scoraggiare molti, perché comunque il gioco non è in italiano, e ha un gameplay bello immediato, perché comunque si gioca tutto col mouse, con i tasti, poi si possono fare una miriade di cose, e purtroppo credo che di questo gioco si trovino solo gameplay... in inglese, di gente non italiana. Però può essere interessante per approfondire il titolo. Questo è un sistema, è carino perché c'ha anche le orbite Saturn. Ok, vediamo un po' che cos'è quel sistema lì, quella base. Possiamo accelerare il tempo. Mi stanno facendo non so riesco a difendermi. Sì, il fatto dell'accelerare il tempo non è una cosa molto utile, ma posso fare qualcosa con questo? No. Questo mi lascia in pace. Possiamo accelerare, sì. Mi stiamo andando veloci. Sì, è on-off fino a quando non entriamo in mappa. No, in realtà entriamo in mappa, rimane. Fuel low. Access refueling screen. Refuel reactor. Refuel.
No, ne voglio usare uno. Ok, abbiamo ricaricato un pochino il carburante. Bellissima sta cosa del carburante che io apprezzo sempre tanto. Fuel è finito. Vediamo un po'. Ah, questo è lo scudo. Ah, deploy combat autons. Possiamo mandare fuori il drone, attaccare. Ok, questo ci difende, molto bello. Siamo arrivati? Sì. Mi fermo qui. Ok. Dock services, iFuel. Mi sono riempito, perfetto. Vediamo se riesco a vendere. No. Commodities sell, vediamo, questo non me lo compra nessuno. I fuel rod neanche. Milizia headquarter. Sei entrato nel quartiere, vedi una coppia di miliziani a una console. Una giovane donna con i gradi del capitano ti guarda entrare. Ho visto la tua nave arrivare. È bella. Hai visto molta azione? E io gli rispondo, potresti dire così. E tu ne stai cercando di più? Io gli dico, ho bisogno di soldi, ok, sono il Capitan Pereira, nessuna immagine, insomma, tutto di fantasia. Sono il Capitan Pereira e cerco dei volontari per la milizia. C'è lavoro per te, se ne vuoi. Mi danno 800 crediti se l'aiuto a investigare a una chiamata d'emergenza da una fregata del Commonwealth. Sembra che fosse sotto attacco. Ok, noi accettiamo e adesso però io in realtà voglio. Ah, non posso più stare all'interno qui? Docking sequence engaged. No, scusate. Ah no, questa è una boa di navigazione per attaccare. Mi sa che si attacca qua. Ok. No, non mi fa più andare da nessuna parte. Vabbè, c'è un po' il tempo. Tanto abbiamo anche la piattaforma difensiva adesso. Questi? Vabbè. Entri nell'airlock e vedi un Reuve tank, un serbatoio di Reuve di vecchio stile. Un uomo incosciente fluttua all'interno, il monitor della vitale, insomma, fa un beep costante. Siamo stati colti da un'imboscata dei pirati qualche ora fa, il mio capo ingegnere è stato colpito. Sta arrivando gente. Understood. Ok. Ma ce l'hanno col mio coso? Il coso si è difeso abbastanza bene, dai. Questa è una lattina immensa. Non so se riusciamo a spianarli. Bene. Bello che non ci sono le collisioni, li passiamo sopra o sotto. Bello. Meno problemi. Missione completata. Perfetto. Ma scusi, non mi ringrazia? Scusi, perdoni. Grazie per avermi difeso. Ah no, ok, dobbiamo andare a parlare nuovamente ai tizi là. Abbiamo completato una missione, mai l'avrei detto. Beh, la musica è bella, è bello, non dico rilassante, però. Ok. Bel lavoro, Indie Gameplay Ita, è una situazione tricky, l'hai maneggiata bene, l'hai affrontata bene, hai guadagnato 800 crediti più 400 come bonus per aver recuperato il capo ingegnere. Ok, siamo tornati qui, Central Plaza, Trafalgar Pub, Seated Bar, e qua sentiamo delle voci dove ci dicono la nostra fregata è passata vicino alla base outpost per errore, non ci hanno mostrato pietà. Hanno continuato a colpirci. Il capitano li ha implorati di fermarsi,
ma i colpi di blaster sono continuati. La nostra cabina ora è stata colpita e mio marito. Tu gli lasci 5 crediti per i suoi drink. Ah, ricorda le coordinate. Ok, così ci ricordiamo anche quelle coordinate lì dove è successa quella cosa. Andiamo al nightclub vittoriano. In pelle e latte, una donna vestita in pelle e lattice danza sulla musica classica. Sì, il calore e il rumore sono oppressivi e scegli di non stare a lungo. Ok, giustamente. Commodity exchange, abbiamo ancora le solite cose. Dock services, abbiamo refuel, ma abbiamo già, rifulliamo, va bene. Possiamo fare un upgrade all'autobay, alle armi, al doxer, ok, carino, armor service, repair, abbiamo riparato, possiamo ripararle tutte a un costo abbastanza, sì, abbiamo 1400 crediti, ripariamo tutto, possiamo anche acquistare 4 segmenti di policeramica per rendere la nostra nave più resistente, questo ci costa 680 crediti, lo installo, quindi tecnicamente siamo. No, solo uno ne abbiamo messo. Dovremmo aggiornarli tutti. Ci costa un botto. Eh no, non abbiamo i soldi per tutto. Quindi abbiamo solo il dietro, che ovviamente può essere più utile dietro. Viene quando scappiamo, è più protetto perché è un altro tipo di armatura. Però 70, non so perché. Milizia Headquarters, pronto per un'altra missione. Accettiamo un'altra missione. Possiamo andare a farne un'altra. Ups, scusi. E a base d'outpost, e che è quello dove mi sa che dove eravamo prima. Ragazzi, questo è il gioco Transcendence, è molto carino, ovviamente non è per tutti, questo penso lo sappiate, anche perché ne abbiamo visto forse l'1%, calcolando tutte le cose che si possono fare. Invoke special power. Ah, ok, vediamo se lo attivo. Ah, abbiamo attivato uno scudo speciale che ci protegge ulteriormente. Questo è l'elenco dei riassunto della partita, il punteggio e tutti i tasti per targettare i nemici, selezionare il missile da lanciare, non abbiamo missili installati, quindi insomma, di cosa da fare ce ne sono. Il prezzo è assolutamente onesto e calcolate che, adesso non mi ricordo dove l'ho letto, ma sono oltre 20 anni di aggiornamento. Un gioco che viene portato avanti da una vita, su Steam è arrivato da poco, ma in realtà con l'acquisto su Steam avete delle storyline aggiuntive, ma il gioco, cliccando nel link nella pagina Steam, lo potete scaricare gratuitamente. Avete meno a livello di trama, ma il gioco fondamentalmente è quello, pochi mega per un gioco veramente immenso e profondo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!